Adesso vogliamo parlare di turismo, dati veramente importanti. Pensate che più di 16 milioni di persone, quasi il 50%, sono stranieri, hanno affollato le nostre località, sono arrivati tantissimi americani, quindi hanno ripopolato il nostro territorio. Allora parliamo proprio dell'importanza del turismo, che è veramente strategico per il nostro paese. Ci colleghiamo con il ministro del turismo, Daniela Santanchè. Buongiorno ministro, benvenuta. Allora, le chiedo subito, spesso non sottovalutiamo però il comparto del turismo del nostro paese, quando in realtà leggevo dei dati che sono veramente importanti, perché siamo anche sopra di, ad esempio, la Germania, la Francia. Assolutamente sì, ma guardi, da quando c'è il governo Meloni, che hanno scelto gli italiani, il turismo è stato proprio messo al centro, perché siamo assolutamente consapevoli dell'importanza. Ricordo che il turismo rappresenta in Italia il 13% del nostro prodotto interno lordo e dà tantissima occupazione. Oltretutto ci crediamo talmente tanto che tutte le risorse che abbiamo disponibili in un momento difficile per la nostra nazione da un punto di vista dei soldi messi a disposizione per quel maledetto superbonus, comunque siamo riusciti a fare molte cose. Lei parlava col presidente, che saluto, che rappresenta appunto le funi, no? Gli impianti di risalita. Noi abbiamo messo moltissimi soldi, come lei ben sa, sulla montagna, oltre 200 milioni, sia per ammodernare gli impianti di risalita, sia per poter dismettere quelli che sono obsoleti, perché la montagna è centrale per la nostra nazione nella sua offerta, tant'è che i dati ci stanno dando ragione, perché in questo momento a noi i dati dicono che ci sono oltre 19 milioni di persone che stanno passando qualche giorno di vacanza. Ma il dato più interessante non è soltanto il numero, perché sino ad ora si è sempre contato quanti sono i turisti, ma non è questo il dato che ci interessa di più, avendo una nazione che è assolutamente richiesta in tutto il mondo, perché dobbiamo essere orgogliosi di quanta voglia d'Italia c'è nel mondo. Ma la spesa di ogni turista che c'è, sia che sia italiano che straniero, che lascia nelle nostre comunità, e la spesa sta aumentando di un 15%, oltre si sta anche allungando il pernottamenti. Questi sono dei dati che ci confortano molto. Ecco, ministro, una cosa importante di cui abbiamo parlato tantissimo è proprio riuscire a destagionalizzare, quindi non avere solamente la concentrazione nel periodo invernale, quando è quindi la montagna, l'inverno, quei mesi lì, e l'estate, riuscire ad essere sempre aperti. Assolutamente, questa è, come dire, la nostra stella polare che dobbiamo seguire, perché destagionalizzare vuol dire avere il turismo 12 mesi all'anno, e siamo fortunati, perché l'Italia, pur essendo una piccola nazione da un punto di vista geografico, ha veramente tutto, perché abbiamo le città d'arte che in questo momento sono sold out, abbiamo i laghi, abbiamo le montagne, abbiamo il turismo sportivo, abbiamo piccoli borghi, abbiamo i cammini, abbiamo veramente offerte turistiche, direi, per tutte le età, per tutti i gusti. Pensi anche al turismo termale. In questo momento il turismo termale vede più di 100.000 presenze. Le terme le abbiamo inventate noi, no? Poi abbiamo perso negli anni un po' come dire, quel primato che era assolutamente italiano. Adesso lo stiamo riconquistando, perché quello è un altro settore che aiuta a destagionalizzare. Lei pensi cos'è stata la Ryder Cup a Roma, qual è stato l'indotto del turismo? Pensiamo alla montagna, Milano Cortina 2026, pensiamo ai cammini meravigliosi che abbiamo, ai piccoli borghi. Ho visto voi nel servizio, vi ringrazio, avete fatto visitare ai vostri telespettatori dei borghi. Lì oltretutto abbiamo la produzione, il 90% della nostra produzione enogastronomica. Ecco. Perché guardi, concludo solo dicendo che in Italia si viene anche perché si mangia e si beve, certo, bene. È vero, è vero. Ma questo lo dobbiamo dire.
Allora, Ministro, aspettiamo poi qui in studio ovviamente per lanciare, non dobbiamo più utilizzare la parola rilanciare perché è già lanciata bene l'Italia, quindi continuare proprio sul turismo. Grazie, mi Ministro. Mi fa dire una cosa sola come augurio per il 2024, visto che insomma è alle porte il nuovo anno. Io vorrei che tutti gli italiani fossero più orgogliosi della loro appartenenza, l'orgoglio e la fierezza di essere italiani, perché se tutti noi ci crediamo e parliamo bene della nostra nazione, vedrà che anche questo sarà un fatto importante per aumentare il nostro turismo. Questo lo facciamo veramente quotidianamente. Grazie Ministro, auguri, buon anno. E adesso vogliamo festeggiare